Parliamo dei liquidi, dei come al liquidi. E ne parleremo di ben sì due liquidi oggi, pensate. Qua sono il Tupuffed 1 e 2. Esatto. Andiamo con la prova di liquidi, deve essere molto speciale. Allora, il primo liquido che proviamo è il Moonies. Non abbiamo ancora provato. Ve lo mostro qua e ve lo mostro bene anche qua. Ho appena preso proprio il corriere, è venuto adesso alle 11 di notte. Alle 11 di notte a portarci. Allora, il Moonies, spieghiamo per chi non sa un cazzo di niente cos'è il Moonies. Cos'è il Moonies? È tipo un dolcetto, credo. C'è scritto nella confezione che però non ho. È tipo un dolcetto che ha tipo cioccolato, burro d'arachidi e marshmallow. Sì, marshmallow. Sì, io me li ricordo comunque. Marshmallow. L'importante è il marshmallow. Sì, lo so che lo diciamo sempre, però potrà... È un po' simile al Tupuffed come ingredienti per il fatto dei marshmallow, per il fatto del cioccolato, eccetera, eccetera. Però è una cosa completamente diversa e per cui passiamo ad assaggiarlo. È mio il liquido, lo faccio assaggiare a tutti quanti perché sono dei sporacci. Qua, i termini di paragone che utilizziamo con tutti i liquidi sono Tupuffed e Altos Crispy Treats. Allora, esatto. Adesso ve lo facciamo anche vedere il Tupuffed, perché Tupuffed che è questo. In anteprima mondiale per voi. Perché non ne abbiamo mai citato. No, non è che non mai è citato. Ne parliamo senza sapernelo. Va bene. Passiamo alla prova di svapoveraggio. Passiamo alla prova di svapoveraggio e ci vediamo al prossimo. Ci tengo a ricordare che come ogni Milkman è un 99.1, giusto? Sì. A parte questo. Questo qui era un 100. Madonna. Ma forse anche era questo, non lo so. Mi sa di sì, perché allora era il primo... Quindi è una cosa violenta. È full VG. Per cui full VG vuol dire tanto vapore, tanto aroma. E zero di nicotina in questo caso. Su 5. Poi diamo tutti il voto. Devono tirare anche gli altri, però se non me lo sai che lo tiro. Ok, adesso andiamo a provare il Moonies. Secchetta. Sì, un po' di stick. Per forza. Buono. Adesso devo provarlo io. Sarà cioccolata calda. Adesso il vostro amato Royce Rebel vi farà la recensione del Moonies. No, si chiama Moonies. Cos'è la fusione fra il... È un film di Bambi. Ma di quel cazzo che è? Ok. Allora, io che l'ho usato per i giorni in precedenza... Comincerei io. Pertanto Tupuffed non sa da Tupuffed. Strano. E questa è una buona cosa. No, neanche. Incredibile. È buono. È abbastanza dolce come liquido, però neanche così tanto. A quel fatto la lattosità che si presenta nei vari Milkman. E... Però è più tipo cioccolatoso, mi ricorda un po' il Nesquik, che però passa magari a proprio cioccolato, ecco. Come gusto è molto... il liquido penso sia più soffice, più realmente morbido, soffice, più vaporoso, insomma, che abbia provato, insomma. Vabbè, vado io. Allora, io sono un grande amante dei Milkman. Sono stato il primo a provarle, il primo Milkman che è esattamente questo. E l'ho trovato molto diverso dal Milkman precedente e anche da quello agli Oreo, che è sempre quello in scatola nera. A me ricorda tanto una cioccolata calda. E magari per sta stagione ci sta molto, tantissimo. Perché la cioccolata calda, freddo, è uno spettacolo. L'ho trovato soffice anch'io e davvero buono. Questo si sente molto, secondo me, è buono. Secondo me più che cioccolata calda, eccetera, secondo me è proprio da, non so, da dolcetto al cioccolato, sia appunto come dovrebbe essere il liquido, e, oppure anche magari da cioccolatini, proprio qualcosa del genere, ma non così tanto. Però si sente anche un certo gusto da, allora, cosa tu c'era cioccolato, marshmallow e si sente anche un po' quello d'arachidi. Ci sta, secondo me, cioè è vero che è soffice come liquido, un po' sì, e non è pretenzioso, insomma, e questa è la cosa bella, cioè non è, come dire, non c'è un accavallamento di gusti, secondo me, quindi mi piace. Secondo me sono d'accordo con tutti loro, perché il liquido della Milkman, almeno quello che ho provato, il Moonies, è molto delicato come gusto, e sentono tutti gli aromi che hanno messo. Comunque mi è piaciuto molto come liquido, era un gusto che non, mi mancava da sentire. Andiamo con un voto finale generale, una media di quello che volete. Esatto. Diamo ognuno un voto partendo da lì, così facciamo un ordine. Vabbè, facciamo un voto a secco. Allora, io gli do un 8 e mezzo.
Adesso anch'io 8, 8 e mezzo, no, è buono 8 e mezzo. Non è il mio preferito, però non lo so, secondo me si presta bene un po' a tutto, quindi 8 e mezzo. No, io abbasso un po', gli do un 8. Non per dire che non è buono, assolutamente buonissimo. Però buono, sì, però preferisco altro, però buono, 8. Okay. Con Giacomo dagli 8, perché sì, è molto buono. Poi come manca un po' di mordente, che poi gli altri liquidi sento molto di più. Il prossimo liquido di cui parleremo è questo. Il Mr. Fritter. By Catwood, che sostanzialmente non è altro che frittella alla mela e cannella. Ma questo direte, beh, cosa c'è di nuovo? C'è di nuovo che è buono della Catwood, e quindi possiamo senza perdere ulteriore tempo ad assaggiarlo. Cosa? Sì. La cannella uva. 73. Come si sente la cannella? Ok, a me piace parecchio. Secondo me, rispetto a tutti i liquidi della stessa fascia di prezzo, è completamente diverso. Cioè, non ha quel gusto che è tipico dei liquidi quelli americani, quelli buoni, eccetera, eccetera. Cioè, è buonissimo come liquido, assolutamente. Però è particolare. Se mi ricorda qualcosa, tipo, non so, qualcosa della mia infanzia. Mi piace, secondo me si sente tanto... La mela, la frittella, cioè, mi piace, insomma, è valido. Sentono molto bene i gusti, non c'è nulla che, diciamo, non si senta bene. Ha un po' di retrogusto che sente la cannella, ma è leggero, non dà fastidio in gola. O come gusto, comunque, se a uno non piace. La consistenza la trovo simile comunque al Moonies. Cioè, sì, sentono bene tutti i gusti. Però non è intenso. Adesso do una mia opinione, che sono molto criptico, del Mr. Fritter. Io sento tanto la mela, si mischia bene con la frittella e la cannella, che si sente come retrogusto. Che a me personalmente la cannella non piace, però non è invasiva per niente. Cioè, è rispetto a un liquido che avevo provato tipo 7.000 anni fa. Ok, vi concludo. Io che l'ho svappato per un giorno intero e l'ho finito. Di un buon liquido, per carità, è molto buono. Come ha detto Filippo, è abbastanza diverso dagli americani, così, quelli con marshmallow e altre cose. Comunque, avendo il fattore che c'è anche la mela dentro, lo rende anche un po' fruttato e quindi magari anche per quello. Però è un liquido molto buono, in particolare. Di sicuro, per quello che ha dentro, dato che non è un gusto così strano, eccetera, eccetera, penso sia, avendone assaggiate varie di mele e frittelle con le mele, questo con le mele, l'altro con le mele, perché il liquido alle mele a me è stato tipo il primo che ho preso, mi è sempre piaciuto. Questo qui, ovviamente, è il top. Ti piace la mela, ti piace la frittata, ti piace la cannella. Sì, compra il mister, il mio voto è... in tutti i mesi, a parte dicembre, gli darei un bel 8. Perché ho 8 e mezzo, come il Moonies. Mi sono piaciuti entrambi allo stesso modo, sebbene siano completamente diversi. Però siccome siamo verso Natale, cioè una frittella con mele, cioè frittella mela e cannella, insomma, eccetera, eccetera, ci sta. Quindi tutti i mesi dell'anno gli darei 8, a parte verso Natale, che magari sale anche fino a un 9, 9 e mezzo, perché ci sta, dai, è perfetto, dai. E sotto l'albero trovi questo qui, fai il panettone, un po' di spumante, bevi questo e svapi questo e ciao, cioè, ok. Facendo conto che del Moonies prima gli ho dato un 8, che mi è piaciuto un pochino di più, gli do un 7 e mezzo. Ma non perché non sia buono, è solo che sì, però l'ho trovato poco deciso come liquido. Mi trovo molto d'accordo con Giacomo io in questo momento, però per il fatto che a me per essere la mela non fa impazzire, però la cannella proprio non mi piace per niente. E quindi anche come voto do 7,5, massimo 8. A me invece che mi piace tantissimo la mela, la frittella, la cannella, mi piace proprio un sacco. E considerando il fatto che come liquido mi ricorda la mia infanzia, non so perché, ma tantissimo, io gli do tra l'8 e il 9. No. Sì, va bene, no, dai, sì, va bene. Gli do un 9 meno perché mi piace, cioè, nel senso me lo prenderei anch'io perché davvero mi piace, cioè è particolare, è diverso rispetto agli altri, mi piace. Non deve finire in uno scontro. Hai appena iniziato una guerra. Bitch. Passiamo ai saluti, anche se farei una piccola premessa. Prima di passare effettivamente ai saluti finali, mi dispiace ragazzi, so che dovete andare a letto a fare altre cose, però... Come avete visto, in questo video è una qualità migliore.
Diversa. E ci saranno varie innovazioni in questo canale, comporteremo tante modifiche che pian piano, nel corso dei mesi si andranno ad aggiungere. E infatti avremo due riprese dalla fotocamera offerta da Smarzo, che vi vorremmo sempre bene forever. Venga il nostro collega qua a salutare, a presentarsi. Saluto così. Venghi, non si vergogni. No, poi niente, come avete visto ci sono varie inquadrature anche di liquidi presi singolarmente, per cui cose un po' più professionali. Per questo potrebbero arrivare alcuni video anche in ritardo, perché siamo magari tipo, ma andiamo a prendere le cose e poi mettiamo a sistemare le cose, a fare, a provare, finché non troviamo un sistema valido che valga bene per tutto, insomma. Salutiamo il nostro caro amico Luca Ferrari. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Ti saluta anche Smart. Ciao Nick. Ringraziamo Luca Ferrari che ci ha mandato il sito per acquistare i liquidi, quelli buoni, cioè, molto buoni, quelli salati, che prossimamente arriveranno. Grazie Luca e grazie per seguirci anche a te. Ti voglio bene. Non giudicarmi. Ho 21 anni ma stai zitto. Ci vediamo ad un prossimo ed eventuale video. Abbiamo concluso tutto sempre. Ci vediamo ad un prossimo ed eventuale video. Dagli poveracci. È tutto. Aspettate un attimo che refillo, evitando di dire è andata in sec. E come ogni video Keep on vaping in a reward. Ok. Yeah.